Ciao a tutti, oggi siamo a Bologna nel parco di Villa Angeletti e insieme cercheremo di rispondere alla domanda perché a volte rimaniamo totalmente fissati su alcuni compiti che abbiamo interrotto anche quando hanno perso di importanza, ma ci rimangono comunque nella nostra testa. Cerco di farvi qualche esempio. Siete appena tornati dalle vacanze, avete 5 pratiche da terminare nella giornata, ne avete già terminate 3. Quando però arriva un vostro collega che vi deve parlare di qualcosa di molto importante e vi chiede di andare a bere un caffè con lui. Andata alla macchina del caffè, questo collega vi sta raccontando questa cosa molto urgente che bisogna fare, solo che il vostro pensiero va continuamente a quelle due pratiche rimaste in sospeso che dovete ancora completare. Questo esempio non è un caso raro a sé stante, ma è qualcosa di molto frequente, di molto comune, che prende il nome di effetto Zeigarnik. Nome che deriva appunto dalla dottoressa Bluma Zeigarnik che l'ha scoperto. Come molte scoperte, come molte intuizioni, non sono necessariamente frutto dello studio di anni chiusi dentro un laboratorio, ma a volte avvengono per caso. Infatti facciamo un salto indietro nel tempo, siamo nel 1927, Bluma Zeigarnik va in un ristorante e nota che un cameriere si ricordava perfettamente tutte le ordinazioni dei tavoli che non aveva ancora servito, o che comunque stava servendo ma non aveva ancora completato, mentre se le scordava una volta che aveva terminato il servizio. Dopo questa, immagino, piacevole serata al ristorante, Bluma Zeigarnik si è chiesta: ma perché avviene una cosa del genere? Quindi ha deciso di fare un esperimento per cercare di scoprire se c'era qualche cosa dietro. E che cosa fa? Chiama una serie di persone e gli propone una serie di 20 esercizi, 20 attività, 20 compiti di diverso tipo, ciascuno diverso dall'altro. Erano esercizi di logica, esercizi matematici, esercizi pratici. Quello che non era stato comunicato ai partecipanti è che Bluma Zeigarnik, da burlona qual era, ogni tanto sottraeva al compito l'attività che aveva dato al partecipante all'esperimento, non permettendogli di completare questo compito. Al termine dell'esperimento chiese ai partecipanti quali dei 20 esercizi si ricordassero meglio e gli esercizi che lei aveva sottratto, quindi quelli rimasti incompiuti, vennero citati il doppio delle volte rispetto a quelli che avevano invece terminato. Con questo esperimento Bluma dimostra che ogni volta che cerchiamo di affrontare un'azione, un'attività, si sviluppa dentro di noi una tensione volta al suo completamento, volta a completarlo. Se noi riusciamo a portare a termine questa attività, questa tensione svanisce, si risolve. Se invece questo compito, questa attività non vengono portate a termine, rimangono nella memoria, proprio perché questo stato di tensione non viene esaurito. Ma andiamo a vedere quali sono le implicazioni di questo esperimento, perché l'effetto Zeigarnik, in particolare la tensione volta al completamento dell'attività o dei compiti scoperte dall'effetto Zeigarnik, viene spesso utilizzata più o meno consapevolmente, a volte contro di noi nella nostra vita quotidiana. Avete mai sentito parlare di cliffhanger? Cliffhanger letteralmente significa rimanere appesi ed è uno stratagemma che in narrativa viene spesso utilizzato per mantenere viva la suspense e quindi l'attenzione di chi ci sta ascoltando e di chi ci sta seguendo. Viene ad esempio utilizzato nelle serie televisive quando un episodio non si conclude, per creare quell'effetto di suspense che porta poi chi sta seguendo questa serie a voler vedere l'episodio dopo, quello dopo ancora e quello dopo ancora. Un altro esempio ancora è nei film, anche se a volte l'attesa potrebbe essere snervante, perché non sai quando esce il film successivo. E un altro esempio, ben prima delle serie televisive e dei film, è quello della letteratura. Infatti si narra che una piccola folla si riunisse una volta al mese al porto di New York per aspettare la nuova uscita del Circolo Pickwick di Charles Dickens, che utilizzava questo metodo narrativo, appunto. Ma immaginate anche il fastidio di quando state scaricando un file e improvvisamente salta il download e non riuscite a scaricarlo. Diciamo quindi che Bluma Zeigarnik, con i suoi esperimenti sulla tensione al completamento di un'attività o di un compito, ci ha insegnato a come tenere desta l'attenzione di chi ci ascolta. Ma la cosa forse più importante che vi cambierà la visione delle cose, la cosa proprio magica di questo esperimento è che... No, in realtà vi ho già detto tutto e vi volevo solo far vedere un altro dei modi in cui viene usata la tensione al completamento che abbiamo. Volete un ultimo suggerimento? No? Ve lo do lo stesso. Quando un pensiero fisso non vi abbandona e non vi permette di concentrarvi, segnatevelo, appuntatevelo da qualche parte, scrivetevelo. Questo in parte placherà la vostra tensione al completamento.
Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao! Blumel Zegarnik si chiede, ma perché avveniva una cosa del genere? Perché? Non so.